La questione legata allo stadio Marco Tomaselli riguardante la segnatura del terreno di gioco ha fatto registrare un'importante novità. Sport e Salute ha inviato la comunicazione di condivisione della perizia di assestamento dei lavori di realizzazione in erba artificiale del campo sportivo Marco Tomaselli. Conseguentemente, entro 10 giorni verranno completati dall'impresa esecutrice i relativi lavori. Al completamento delle attività tecniche, l'impianto verrà riconsegnato al comune che provvederà a metterlo a disposizione delle associazioni sportive. Lo stadio Tomaselli recentemente la Sport e Salute, che è l'ente erogatore del finanziamento, ha dato l'ok sulla perizia di variante che consisteva nella modulazione del campo per poterlo utilizzare in modo appunto polisportivo, quindi sia per il calcio che per il rugby. Una volta sbloccata la procedura, nell'arco di pochi giorni, ritengo 10-15 giorni, sarà possibile completare e definire tutto, ultimare sostanzialmente i lavori che ormai erano agli sgoccioli e poter avere il campo pienamente operativo sia per le attività del calcio che per l'attività del rugby. E per quanto riguarda le categorie, lo stadio, così come è realizzato, appunto così come è realizzato, sarà idoneo, ancora sarà richiesta chiaramente l'omologazione, sarà idoneo per poter praticare il calcio fino alla Serie D. E invece per quanto riguarda il rugby, diciamo, potrà essere utilizzato grazie al fatto che il regolamento prevede la possibilità di realizzare le linee anche in modo delebile, in modo da poter avere la doppia validazione, la doppia omologazione. Per le categorie superiori, in realtà, il campo non ha un'omologazione diretta per questo tipo di manifestazioni, perché oltre al problema legato all'aspetto prettamente sportivo, quindi il manto e non so, tipo gli spogliatoi, le panchine e altro, sarà necessario, qualora dovesse ravvisarsi la necessità, di dover adeguare alcuni spazi legati anche alle tribune, all'accesso del personale. Anche degli spettatori, che in questo momento non consentirebbero un'omologazione per categorie superiori. Chiaro che qualora si potesse ravvisare la possibilità di avere delle importanti manifestazioni, cioè del comune non si tirerà indietro a poter fare ed effettuare quelle necessarie operazioni per poterlo rendere fruibile anche per questo tipo di attività.